Prisca Rossa, Alessandro Cocciadoro, Teresita Wise, Santo Mollo, Trocia Tesoro, Recati, Tobias Del Ronco, Giampaolo Minnucci, Tresor ZS, Andrea Cuzzinati, Toll Free B, Maurizio Biasuzzi, Tantalo PV, Manuel Bacalini. Testimonia l'ok e Tordigi Rifalco in lotta, 3-1 per gli iniziali 60 metri, ingresso in piegata con all'avanguardia testimonia l'ok. In seconda posizione Tesoro degli Dei, tanto la squalifica per Tordigi Rifalco. Tesoro degli Dei punta con decisione in avanti, passa al comando e così il quarto iniziale si passa in 28-8, 31-9 per i 460 metri, siamo a media di 1-0-9-3. Tesoro degli Dei al comando, così all'attacco della seconda piegata, con il leader sempre Tesoro degli Dei, in seconda posizione testimonia l'ok, poi in fuori Talete Deimara, ancora in corda Timon Yor FM con alato Teresita Wise, poi Tresor ZS si esce dalla piegata con Tesoro degli Dei in vantaggio, secondo all'esterno si affaccia Talete Deimara. Tesoro degli Dei continua all'avanguardia, 31-4 il secondo parziale, 1-0-3-3 per gli 8-60, la media di 13-6. In mezzo alla pista intanto Timone K che a un giro dal termine si profila all'esterno del capofila Tesoro degli Dei, 17-2 i 1060 metri. Cavalli all'attacco della penultima piegata con Tesoro degli Dei sempre leader, secondo in fuori Timone K, terzo di dentro testimonia l'ok, 800 metri al traguardo, il tempo di 1.32.2, gli ultimi 400 passati in 28.9, all'avanguardia Tesoro degli Dei, secondo in fuori Timone K, terzo di dentro sempre testimonial ok, poi ancora in corda Timon Yor SM, mentre dal gruppo viene ora in avanti Trocia Tesoro, all'avanguardia sempre il favorito Tesoro degli Dei in vantaggio, Tesoro degli Dei continua al comando all'esterno, preme Timone K in terza ruota, si sta affacciando Trocia Tesoro, sembra poter disporre Timone K di tutto e di tutti, entra in vantaggio addirittura sulle sue tracce Trocia Tesoro. Timone K in vantaggio, Trocia Tesoro che prova a rinvenire, tanto 29-8 per chiudere il quarto, in vantaggio Timone K, Timone K, Timone K continua al comando, pari avanti tutta, Timone fin sul palo, Timone K su Trocia Tesoro in terza allo sprint, Timon Yor SM, 29-6 il quarto conclusivo, 2-31-6 il tempo totale, media al chilometro di 1-13-6. Per Timone K, per i colori di Luigi Licchi e Lettieri, il training di Fabrice Sulua e la guida sempre ispirata ed ispirabile di Bjorn Goop. Le battute conclusive al rallenti, Timone K verso il palo d'arrivo dove ben si comporta, così come lungo il percorso Trocia Tesoro che rientrava e che trova un valido secondo posto, una valida piazza d'onore che la annuncia pronta alle successive battaglie, non escludendo che questa possa già essere in azione nel Gran Premio Regione Campania. E allora Torino, Timone K chiama Napoli per il Regione Campania e poi con il Lotteria chiameremo Napoli per il, con il nostro Costa Azzurra. Da sempre Torino e Napoli legate da un sottile filo conduttore per questa pista inaugurata l'8 settembre 1961 con il successo proprio di un cavallo allevato a Napoli dai fratelli Cervone, quell'allora 2 anni Gioberti che si impose nella prima corsa del nuovo ippodromo di Torino. 8 settembre 1961, un feeling con Napoli, proseguito poi con Giovanni Fagioli, Fagiolino, handicapper a Torino prima di trasferirsi a Napoli ed essere l'inventore del moderno Lotteria. Un filo conduttore Torino-Napoli spezzato, se vogliamo, nella circostanza da Timone e K, un timone ben preciso per una perfetta navigazione di Bjorn Goop a media di 1.13.6.